Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come smontare le lampadine della Ford Mondeo Station Wagon del 2015. Per fare questo, purtroppo dovremo smontare il paraurti anteriore. Ok, adesso vediamo come fare. Come vedete, dietro al coperchio dei fanali ci sarebbe questa barra di metallo che è un po' più complesso da togliere e pertanto facciamo prima a smontare ed allentare il paraurti in modo da smontare il fanale e poterci lavorare meglio, quindi possiamo lavorarci e sostituire le lampadine più comodamente. Ecco, adesso vediamo un po' come fare. Come primo step toglieremo l'eclipse e il coperchio di protezione. Le clips da rimuovere sono in totale 10. Ecco, questo è il pannello e queste sono tutte le 10 viti che vi sto mostrando da togliere. Ora, una volta tolto il coperchio, sotto troveremo altre 5, anzi scusate, 3 viti e 2 clips. Ecco, questa è la clips nera, un'altra dal lato opposto, e queste sono le 3 viti. E utilizzeremo una Torx T20 per togliere queste viti. Andiamo a togliere questa clips, l'altra l'abbiamo già tolta e si trova sul lato opposto e poi andremo a togliere le 3 viti, eccole qua, utilizzando appunto la Torx T20. Qui nella parte inferiore sotto il paraurti andremo a togliere una clips posta nell'angolo, un'altra nella parte opposta e una serie di viti esagonali. Credo che la chiave sia il numero 7. Ok, procediamo a togliere queste viti. Ok, questo step toglieremo l'eclipse del passaruota, sono totali, sono 3, e poi dovremmo andare dietro questa copertura di plastica, una volta tolte le viti eclipse, e troveremo due viti così da 8 e questo supporto in plastica da togliere. Fatto questo, il paraurti sarà sganciato. La vita si trova a metà esatta di questa linea qua, internamente, quindi si allarga il passaruota per arrivare dall'interno la brugola e poterla smontare. Adesso andremo a togliere, a svitare questa vite, queste due viti e quest'altra vite. Sganciare il paraurti. Ok. Liberare. E troveremo anche quest'altra vite posta sotto il fanale.
aspetta, ok, adesso prendiamo il fanale. Abbiamo spostato il fanale in avanti, l'abbiamo tolto, sganciamo il jack. Ok. E qui potremmo togliere e sostituire le lampadine del fanale finalmente, dopo tutto questo lavoro. Siamo arrivati alla fine. Spero che il video, il tutorial vi sia stato utile e vi saluto tutti. Ciao!